State vedendo Oreca in Trend, la rubrica di Oreca Channel Italia che fa il punto sulle vendite del beveraggio Oreca e delle occasioni di consumo nel fuoricasa italiano. Dati ricavati ed elaborati dal Mind for Oreca di 4Mind e forniti in anteprima nazionale. In questa puntata analizziamo i macro andamenti di gennaio 2024. Prima di cominciare ti invitiamo ad iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere nessun contenuto di Oreca Channel Italia. Oreca in Trend è offerta da... In apertura, prima di presentarvi le evidenze statistiche di 4Mind, andiamo ad ascoltare direttamente la voce dei distributori che fanno il punto degli andamenti nelle loro aree di mercato. Il primo contributo giunge dal Piemonte, dalla Balossino Bevande, storica azienda con sede a Cossato Biella. Ascoltiamo il contributo di Edo Bergamo, data analyst e commerciale della Balossino Bevande. Con l'analisi sui dati, sugli andamenti di questo primo mese del 2024, gennaio, per noi si è chiuso in maniera molto positiva. Cresciamo sia a volume che a valore oltre la doppia cifra e fanno da traino le categorie più importanti per noi, che sono birra, vini e superalcolici. Per quanto riguarda la birra, parlando di volumi, per noi è stato molto importante il focus messo sulle birre confezionate, e infatti crescono del 22%. Puntando principalmente su quelle che sono le nostre esclusive di zona. Per quanto riguarda vino, invece, sia vino che vino infusto che vini speciali crescono anche loro a doppia cifra a volume e garantiscono anche qui una bella esclusività e una bella penetrazione sui clienti. Categoria che, come l'anno scorso, è partita a bomba e ha mantenuto gli stessi trend per tutto l'anno sono i superalcolici, che ricoprono sempre di più una posizione importante all'interno del nostro fatturato. Infatti crescono al di sopra del 50% a fatturato e al di sopra del 40% a volume. Quindi per noi diventano ogni anno di più una categoria sempre più strategica su cui costruire appunto la nostra strategia aziendale. E vi ringrazio per l'attenzione, speriamo che questo gennaio sia di buon auspicio per tutto l'anno 2024 e appunto che possa portare buoni risultati a tutti quanti. Grazie per l'attenzione, un saluto. Bene, riscontri positivi nel mercato del Piemonte e del Nord, la partenza è buona. Facciamo ora un grande salto e scendiamo fino in Puglia, a Cerignola, dalla Dusty Beverage & Food, dove abbiamo raccolto le riflessioni di Serena Calonico, vice amministratrice della Dusty Beverage & Food. Ciao Giuseppe, analizzando i dati 2023, cioè quello che è stato il 2023, siamo cresciuti con un fatturato del 10% in confronto al 2022. Per quanto riguarda gennaio 2024 abbiamo un incremento del 29,41% rispetto ovviamente a gennaio 2023. Cresciamo un po' su tutto, ma resta statico il mondo del wine. Per questo 2024, dalle proiezioni pervenute e ipotizzate, ci sarà un'eventuale crescita. Ma fin quando non passeranno questi periodi che definirei di tranquillità nel mondo Oreca, possiamo solo immaginarli. Aspettiamo un risveglio più decisivo nel mondo Oreca. Grazie e a presto. Partenza positiva anche in quest'area della Puglia. Passiamo ora ad ascoltare chi opera in Sicilia. Puntiamo il nostro drone su Cefalù, dove abbiamo Antonio Calì, titolare della Madonie Distribuzioni SRL, che ci parla di come ha chiuso il 2023 e quali criticità e difficoltà vede per il 2024 per i distributori di bevande. Salve a tutti. Riguardo all'andamento della vendita, nell'anno 2023 riscontriamo un trend positivo sia a valore che a volume, dettato da strategie commerciali sempre più attente alle esigenze dei clienti, alle quali abbiamo cercato di affiancare la continua ricerca di referenze sempre più fidelizzanti ed esclusive all'interno del nostro canale. Questo fortunatamente ci ha permesso di bilanciare i margini, che sempre più si assottigliano in un mercato dove la nostra categoria non vive sicuramente di tutela da parte di nessuno. Mi riferisco alle istituzioni, dove sembra impossibile mettere sul tavolo di lavoro strategie adeguate di tutela del credito. Mi riferisco all'industria, che piuttosto che sostenerci per la capillarità distributiva che offriamo ogni giorno e che offriamo da anni, non riesce a tamponare un'emorragia che non del mercato con prodotto destinato ad altri mercati, e per gli addetti ai lavori è di facile intesa la mia affermazione. Questo crea un squilibrio alla base dei costi di gestione tra l'azienda organizzata e gli avventori della distribuzione, se così li possiamo chiamare, mettendoci quotidianamente e sempre di più in difficoltà. Detto ciò, non possiamo essere che contenti e soddisfatti del lavoro svolto, e ci aspettiamo un andamento positivo anche per l'anno 2024, dove il mese di gennaio appena trascorso ha confermato un risultato positivo. Auguro a tutti buon lavoro.
Annotiamo le riflessioni e le preoccupazioni di Antonio Calì, che ha esposto alcuni dei punti critici che incombono sui distributori, criticità che nel mese di gennaio appena trascorso trovano un riscontro negativo anche nei macrodati del beverage Horeca rilevati dal Mind for Horeca di 4Mind. Vediamoli. Tutto il mercato del beverage Horeca a gennaio 2024 ha registrato, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, un meno 3% a volumi e un più 2,5% a valori. Tuttavia, se il 2024 si apre con un segno meno, non tutti i segnali sono negativi. Il turismo estero, ad esempio, anche a gennaio continua a crescere in doppia cifra rispetto all'anno precedente, una performance che però non compensa il calo di presenze nell'Horeca del consumatore italiano. Vediamo ora da vicino quali sono le tre categorie merceologiche che hanno meglio performato in questo mese di gennaio rispetto allo stesso mese del 2023. Al terzo posto gli aperitivi monodose, al secondo posto le bibite gassate e al primo posto l'acqua in PET. Sul podio quindi acqua minerale e aperitivi monodose, che ci indicano un consumatore molto presente nei momenti diurni per questo primo mese del 2024, mentre le bibite gassate, che coprono il secondo posto di questa classifica, possiamo leggerlo come un segnale di diversificazione da parte del consumatore all'interno del canale della ristorazione, in particolare nelle pizzerie. Le categorie merceologiche che invece a gennaio 24 hanno performato meno sono, sempre in riferimento a gennaio 23, gli spirits al terzo posto, il vino al secondo posto e gli aperitivi litro al primo posto. Per il secondo mese di fila, dopo dicembre 2023, troviamo in questa classifica gli aperitivi litro. In questo caso occupano persino la prima posizione, segno di un consumatore che mostra un primo rallentamento per la categoria che ha visto i suoi anni d'oro proprio in quest'ultimo triennio. Vedremo se sarà una tendenza che proseguirà nell'arco dell'anno. Anche gli spirits fra le categorie down, in particolare per la categoria amari, grappe e liquore a base limone, che non hanno ben performato in questo mese. Vediamo ora nel dettaglio a gennaio 2024 in che percentuale sono andati suddivisi i consumi beverage Horeca per i diversi canali di sbocco. Allora abbiamo il bar notturno con il 19% di quota, ristorante con il 16%, bar diurno 32%, pizzerie 27% e intrattenimento 6%. Quali sono i punti di consumo che performano meglio? Vediamoli. Al terzo posto pizzerie, secondo posto intrattenimento e al primo posto viaggiano benissimo i consumi nel bar diurno. Bene il bar diurno, che a gennaio ha goduto dell'affluenza di turisti stranieri, portando il canale del bar ad occupare la prima posizione indiscussa e quasi pareggiando i volumi di gennaio 2023. Il canale invece che non è proprio presente in questa classifica è il ristorante tradizionale, che inizia questo 2024 in leggera sofferenza. Vediamo ora gli andamenti a volumi delle diverse occasioni di consumo di gennaio 2024 raffrontate a gennaio 2019, anno che, anche se ormai lontano un lustro, resta in qualche modo di riferimento per la vecchia normalità prima dello tsunami pandemico. Nel confronto troviamo al primo posto gli aperitivi diurni, al secondo posto la colazione e al terzo posto l'intrattenimento. Ultime riflessioni di questo primo mese dell'anno. Possiamo dire che il consumatore, sia straniero che italiano, ha privilegiato i momenti dell'aperitivo diurno e della colazione presenti nei primi due posti del podio, grazie a condizioni meteo molto favorevoli, mentre sottotono risultano le performance di cena e aperitivo serale. Anche se è ancora presto per definire una reale tendenza del comportamento del consumatore, i primi segnali di questo 2024 descrivono un canale Horeca che, per le categorie beverage, vede un rallentamento dei canali della ristorazione dei momenti notturni e pone in atto delle rimodulazioni all'interno delle singole categorie, che portano ad un valore assoluto di volumi inferiori a quello di gennaio 2023. Ci auguriamo ovviamente un'inversione di marcia nei prossimi mesi, che verificheremo già dalla prossima puntata di Horeca in Trend. Grazie per l'ascolto.